Oh, ma salve ragazzi, siete già qui? Oggi signori vi do il benvenuto in questo nuovissimo videoblog. Oggi ragazzi andremo di nuovo al cinema per vedere il mio secondo film. E ragazzi, ci sarà anche il buffet. Ma adesso non perdiamo tempo qui in chiacchiere e andiamo direttamente al cinema a preparare tutto. Let's go! Eccoci qua ragazzi, siamo in auto direzione Cinema Teatro Lux di Quistello. Siamo qui con Salvatore e il signor Dennis. Ciao ragazzi. Mamma mia, carichi oggi ragazzi? Sì. Bene, bene, bene. Come pensate che sarà questo mio film? Una bomba. Esatto. Giustamente tutti quanti per essere venuti qui al cinema di Santa Cruz di Quistello e vi do i benvenuti alla proiezione di Five Nights at Freddy's, la storia di John Wick 2. Tra l'altro voglio dire che è uno dei primi fan film, tra l'altro, a finire in un cinema in Italia, perché potete cercare dappertutto, ma un film su Five Nights at Freddy's, un fan film in Italia su questo gioco, non è mai stato proiettato. La storia del secondo film è praticamente più che altro incentrata su una sorta di visione in realtà. Ora, giustamente è un concetto un po' difficile da capire per chi non ha visto il primo film. Ho creato un video dove spiega appunto meglio il gioco, perché ci sono certi adulti o certe persone che non capiscono che cos'è il gioco, qual è la storia di questo gioco, quindi io in un video brevissimo l'ho riassunta. Quindi adesso guardatevi il video spiegazione. È una serie di videogiochi sviluppata dal signor Scott Cawthon. Il funzionamento del videogioco Five Nights at Freddy's è molto semplice. Semplicemente c'è una guardia notturna che deve controllare queste telecamere in questa pizzeria e non deve far entrare questi robot che sembrano molto amichevoli, ma in verità non lo sono. Soprattutto l'unico modo per difendersi è quello di chiudere le porte e di controllare anche le luci nell'area circostante per evitare che gli animatronics, appunto, entrino nel tuo ufficio. Cosa succede se finiamo l'energia dove c'è scritto lì in basso a destra? Beh, può succedere qualcosa di davvero molto molto pericoloso. Non dovete farvi finire l'energia nel gioco, perché se usiamo forse per troppo tempo le videocamere, se usiamo per troppo tempo le luci, e soprattutto se chiudiamo per troppo tempo le porte, l'energia scala. Per un po' di storia. La storia inizia negli anni 80, con l'apertura della Freddy Fazbear Pizza, la pizzeria che ricorda le classiche pizzerie per famiglie americane. Il locale diventa rapidamente popolare grazie ai suoi animatronici, personaggi robotici che seguono spettacoli per intrattenere i clienti. I robot principali sono Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken e Foxy the Pirate Fox. Bene signori, sono appena ritornato a casa ed è stata una giornata fantastica. Abbiamo fatto un bel po' di foto ragazzi e soprattutto nel cinema c'erano i volantini del mio film. Abbiamo anche mangiato perché alla fine del film abbiamo fatto un buffet ragazzi ed è stata davvero una giornata davvero davvero fantastica. Ringrazio ovviamente tutti quanti che erano al cinema. Ma in caso non siete riusciti a vederlo al cinema ragazzi, non vi preoccupate perché lo caricherò su YouTube il 26 maggio alle ore 20.
Detto questo, ragazzi, che dire? Io voglio ringraziare tantissimo il comune di Suzzara, perché davvero il comune di Suzzara mi ha dato una grande mano su questo progetto, perché mi ha fatto addirittura i manifesti grandi, ragazzi, come state vedendo nella foto qui in giro per Suzzara, per sponsorizzare questo film. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video!